Buongiorno a tutti, bentornati all'episodio 7 della nostra serie di webinar sulla gestione del BIM. Sono Mirko e oggi introdurremo la creazione di requisiti BIM in linea per i proprietari. Oggi tratteremo tre temi. Due metodi di trattare il BIM molto diversi. Abbiamo una storia su due professionisti diversi che hanno esperienze da quando lavorano con il loro proprietario in riunioni BIM. 10 cose che non hanno successo durante le riunioni BIM. Quindi ti guideremo attraverso questi esempi. E poi ti mostreremo come organizzare una riunione BIM tosta. Partiamo col primo punto. In questo punto introdurremo due riunioni BIM completamente diverse. Diamo un'occhiata. Ecco lo scenario che andremo a presentare. La scorsa settimana Frank e Ted hanno tenuto riunioni BIM con i loro clienti. Quindi avevano un incontro con i loro proprietari ed entrambi hanno usato la stessa agenda, ma hanno ottenuto risultati molto diversi. Andiamo a scoprire cosa è successo. Entrambi i programmi erano piuttosto buoni, hanno definito gli OSB, determinato molte delle informazioni richieste, hanno concordato quali team dovrebbero essere coinvolti, quali sono le pietre miliari, il milestone, quale geometria richiesta, la documentazione, le informazioni e molto altro. Quindi l'agenda sembra abbastanza ben coperta e ricca di dettagli. Vediamo com'è andata la riunione di Frank. Sembra un po' stressato, come se stesse avendo il giorno peggiore della sua vita. Mi chiedo come si siano sentiti i suoi clienti riguardo all'incontro. Beh, sospetto che questo incontro non sia andato come sperava Frank. Non sono sicuro che il cliente abbia prestato il 100% della sua attenzione. Allora andiamo a vedere come se l'è cavata Ted. Oh, ok, sembra un po' diverso, c'è Ted sul tavolo. Sembra che il cliente di Ted si stia divertendo con le sue mosse, quindi gli incontri di Frank e Ted sono abbastanza diversi. La domanda è: quale potrebbe essere stata la causa di queste differenze? Sì, quindi diamo un'occhiata a vedere cosa è andato storto per Frank. Ed ecco le 10 cose che rovinano le riunioni BIM. Il primo punto è che il BIM di solito non è il lavoro quotidiano del proprietario. Una delle prime cose che dobbiamo realizzare, anche se potresti parlare di BIM 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è che non tutti lo trattano. Quindi, quando abbiamo incontri con i proprietari o altri membri del team, dobbiamo renderci conto che potrebbero non capire tutto il gergo e le frasi che potrebbero venire naturali per noi. Inoltre avranno priorità diverse. Una cosa davvero importante è non diventare troppo tecnici. Questa potrebbe essere stata la prima diapositiva di Frank, con lui che dice: "Non ho avuto il tempo di riassumere i miei 5 anni di ricerca BIM, quindi esaminiamo i dati grezzi. Forse ci sentiamo obbligati a mostrare i nostri dati, a mostrare tutte le informazioni dettagliate, ma in realtà nessuno lo accetterà e finirai con le persone che assomigliano al cliente di Frank. Dobbiamo davvero evitare di utilizzare il gergo BIM. Se trascuriamo una buona parte delle riunioni utilizzando abbreviazioni, frasi e linguaggio tecnico, non otterremo nessuna attenzione dai nostri clienti. Il proprietario non capirà o non si preoccuperà di queste parole. Vuole solo sapere cosa sta succedendo, quindi cerchiamo di mantenerlo lì. Cos'altro potrebbe essere andato storto? Ha coinvolto le persone giuste? Ha invitato le persone giuste? Forse il proprietario non sapeva a chi portare, quindi le persone presenti non hanno alcun interesse per il contenuto e preferirebbero tornare in ufficio dove possono navigare su Facebook o Instagram, piuttosto che sedersi in una riunione, fingendo di essere interessati. È importante che nella riunione abbiamo le persone giuste da entrambe le parti, persone che possono impegnarsi in determinati milestone delle informazioni sulla consegna, persone che possono contribuire positivamente al progetto e sono motivati a vederlo aver successo. Quindi Frank potrebbe aver iniziato la sua riunione con una serie di documenti di progetto che forse sono stati copiati e incollati dal progetto precedente. Questo potrebbe essere davvero fonte di confusione, perché questo progetto potrebbe non richiedere la metà delle informazioni rilevanti per il progetto precedente. Quindi, come proprietario, vorrei vedere questi documenti. Questo creerà solo più domande di quante ne risponda e ciò farà partire automaticamente la riunione nella direzione sbagliata. Potrebbe sembrare un modo veloce di lavorare perché il lavoro è già stato fatto, ma in realtà causa così tanti problemi che non ne vale davvero la pena. Un altro punto è che Frank potrebbe aver venduto il sogno BIM, aver detto al proprietario che risparmieranno così tanti soldi che questo sarà un progetto perfetto, un flusso di lavoro perfetto e sarà una soluzione di continuità dall'inizio alla fine. E mentre questo potrebbe funzionare per una vendita, a volte è necessario essere più specifici in termini di ciò che il progetto richiede effettivamente.
E quando si vende in eccesso, il proprietario tende a pensare che sia facile. Pensano, il BIM è facile, qui non devo preoccuparmi delle specifiche. Se il proprietario pensa che tutto sia facile, tende a chiedere tutto. E lo stai indirizzando sulle aspettative sbagliate, soprattutto quando c'è stata un'enorme promessa e grande opportunità di risparmio in termini di tempo e costi. Ha senso che chiedano tutto, giusto? E questo è il crimine del secolo. Qui avviene il disastro. Non capiranno perché non puoi semplicemente rifare il disegno CAD nei prossimi 30 minuti. E sarà difficile spiegare il perché, soprattutto dopo che hai detto loro che puoi fornire tutto. È davvero importante essere precisi, genuini e realistici in ciò che stai risolvendo e in ciò che il cliente ha veramente bisogno. A volte, quando il proprietario in passato ha avuto un'aspettativa eccessivamente gonfiata e forse non ha avuto quella consegna nel modo in cui si aspettava, può essere traumatizzato da quelle esperienze. Quindi non vogliamo finire per dar loro una seconda dose di trauma BIM. E poi potrebbero esserci una serie di eventi in cui potrebbero aver avuto una brutta esperienza. Potrebbero semplicemente accontentarsi del processo di consegna tradizionale e sappiamo che ciò non tiene conto delle risorse, del tempo e del denaro che potrebbero essere richieste in anticipo per poter ottenere il vantaggio. Quindi alcune di queste potrebbero essere state le ragioni per cui Frank aveva delle difficoltà. E tutti questi 10 motivi portano a una scarsa definizione dei requisiti BIM e anche una promessa eccessiva in modo da poter impressionare il proprietario, perché tutti vogliono che il proprietario rimanga impressionato e vorresti ripetere il lavoro con lui. Ma deve essere su basi decenti e avere i requisiti Lean BIM, se possiamo arrivarci. Risolverebbero davvero molti di questi problemi. Quindi come ci arriviamo? Ed ecco l'ultimo punto, che è come organizzare una riunione BIM tosta. Ted sembra che stia vivendo il momento più bello della sua vita. Diamo un'occhiata alla sua presentazione. Ted ha capito che il BIM non fa parte di un lavoro quotidiano del proprietario. E così, invece di aspettarsi di far capire cos'è il BIM e come può vantaggiarlo, ha fornito esempi molto chiari, ad esempio il coordinamento, mostrando loro cosa serve, quali processi sono richiesti, quali sono i vantaggi per loro, risparmi sui costi e così via, e mostrando esempi di ciò che potrebbe effettivamente richiedere per raggiungere questo obiettivo. E poi, forse Ted ha mostrato loro la pianificazione delle fasi in 4D, forse ha usato un esempio di un progetto precedente. Sai, per il proprietario, vedere la qualità delle informazioni dallo scope a vedere i risultati che ne derivano è davvero impressionante. Inoltre, le quantità, come quantità più accurati, potrebbero avvantaggiare il proprietario indirettamente o direttamente, comprendendo che essere in grado di ridurre il rischio ed essere più sicuri dei risultati è molto importante. Questi esempi sono più utili per aiutarli a capire cosa ci vuole e dar loro un po' di informazione, non solo dicendo sì, possiamo fare tutto, possiamo fare questo, possiamo farlo, ma entrare in un po' di dettagli di ciò che effettivamente serve per realizzarli, ovvero quantificare con precisione i materiali modellati, generare rapidamente quantità per assistere nel processo decisionale, generare più stime di costi in una velocità maggiore, migliore rappresentazione visiva del progetto e degli elementi costruttivi che devono essere stimati, fornire informazioni sui costi alla parte che ha il potere di nomina durante la fase decisionale, iniziare dalla progettazione e per tutto il ciclo di vita, comprese le modifiche durante la costruzione. Far risparmiare tempo allo stimatore, riducendo il tempo di prelievo dalla quantità. Consente allo stimatore di concentrarsi di più su attività di valore aggiunto nella stima, come identificazione di assemblaggi di costruzione, generazione di pezzi e di rischi di factoring, che sono essenziali per le stime di alta qualità. Aggiunto un programma di costruzione come un modello 4D, una stima dei costi sviluppata in BIM può aiutare a tenere traccia del budget durante la costruzione. Tutto questo li farà prendere una decisione migliore. Inoltre, con una visione che potrebbe essere più adatta al proprietario, essere in grado di camminare virtualmente attraverso il loro edificio, usando diversi esempi e portando quell'hardware alla riunione, in modo che possano effettivamente sperimentarlo. È un'esperienza positiva per il proprietario. Sì, questo è un ottimo esempio perché come proprietario che non sa troppo del BIM e ciò che potrebbe richiedere, potrebbe pensare che tu stia facendo il coordinamento e potrebbe dire: perché tutto color magenta? Perché quel muro è blu? Non sarà davvero blu nel mio edificio? E questo ci aiuta davvero a sapere quali sono le loro aspettative, dove sono gli spazi vuoti e come possiamo assicurarci ad allineare le nostre aspettative e la nostra comprensione prima che il progetto progressi
progredisca troppo e finisca per costare troppo denaro nella rilaborazione. E poi anche il passaggio di consegna. La persona o le persone con cui stai parlando durante la riunione potrebbe non essere la stessa che gestiscono le strutture. Quindi forse Ted ha pensato che quella persona partecipasse alla riunione, ottenendo il contributo per il processo di consegna, dicendo: ecco l'attrezzatura di cui ho bisogno e queste sono le informazioni di cui ho bisogno. In questo modo Ted capisce che non può essere troppo tecnico. Un ottimo modo per evitare di essere coinvolti nella tecnica è usare le immagini. Come si suol dire, un'immagine dice più di 1.000 parole. Quindi usando le immagini, Ted fa capire al proprietario cosa sta succedendo. Mantiene la loro attenzione, a differenza di Frank, se ricordi, tutti si stavano addormentando. Nella nostra esperienza, i proprietari apprezzano molto la comprensione di ciò che otterranno dalle immagini, quindi definire lo scope visivo del progetto è davvero vantaggioso quando sei un proprietario. Nella nostra esperienza, i proprietari apprezzano molto la comprensione di ciò che otterranno dalle immagini. Quindi definire lo scopo visivo del progetto è davvero vantaggioso quando sei con un proprietario. Ted comprende anche che i modelli possono far risparmiare molto tempo e ridurre i rischi. Quindi invece di copiare e incollare un sacco di cose di cui potrebbe non aver bisogno, può usare i modelli ed essere selettivo. Parliamo con molte persone che stanno sviluppando quei modelli perché capiscono che ogni progetto è unico e portare quel rischio non è davvero grande. Non solo per il cliente, ma per la propria azienda e per le responsabilità che potrebbero sorgere. Quindi quei modelli mantienili di base. Se sei qualcuno che sta sviluppando quei modelli, pensa agli elementi non specifici del progetto, lasciando te stesso, sai, piccoli punti salienti e rossi o qualcosa in cui puoi entrare e inserire informazioni sul progetto una volta che l'hai ricevuto. Gran parte del flusso del lavoro che metti nei tuoi modelli, che stai costruendo da solo con i tuoi team, potrebbero davvero fare la differenza. Ted comprende anche che ogni utilizzo del BIM può avere requisiti completamente diversi. Per definire i traguardi di consegna dell'informazione e variare ciò che è richiesto su ogni traguardo, non chiedere tutto allo stesso tempo, non chiedere l'intero scopo in fase di revisione del progetto. Chiedi solo alcune informazioni di preventive e poi concentrati sugli elementi di coordinamento effettivi che saranno necessari lungo il percorso, ridimensionando il livello di informazione o il livello di geometria in base alle esigenze. E non qualcosa che viene semplicemente forzato al minimo traguardo. Ted comprende anche che allineare le aspettative è tutto. Quindi cosa è importante per il proprietario? Quando stabiliamo una milestone per la consegna, creeremo una serie di elementi per il progetto. Dobbiamo capire quali di quegli elementi vuole il proprietario e anche se è richiesto qualcosa che non fa parte dello scopo esistente per i team di progetto. E questo è qualcosa che molti clienti e utenti segnalano e ora dicono che non sono in grado di creare e costruire uno scopo più collaborativo con il proprietario, perché gli invitano a costruire e a creare questo, perché possono capire cosa sta succedendo, non si perdono nei dettagli o nel gergo tecnico. Ted capisce anche che deve essere lean, quindi requisiti, informazioni e flussi di lavoro lean possono far risparmiare tempo al proprietario e anche accontentarlo abbastanza in modo da fargli desiderare di lavorare di nuovo con te. Ed essere in grado di definire i requisiti e informazioni specifici del progetto fa parte di questo. Avere una libreria di tutti i requisiti di informazione che potresti usare in tutti i tuoi progetti, ma anche essere in grado, per un progetto specifico, semplicemente aggiungere quelli di cui hai bisogno. Quindi forse stai lavorando con un proprietario e diciamo che hai bisogno solo di 17 parametri diversi. Non hai bisogno di tutte le migliaia di requisiti di informazioni diverse esistenti. Durante l'incontro concordi i 17 parametri, ti troverai con un elenco chiaro che mostra ciò che è necessario e puoi lasciare tutto il resto fuori dalla documentazione del progetto. Questo aiuta davvero a concentrare i team su ciò che devono fare e mantenere tutto lean. Ted, ancora una volta, sa che le richieste di informazioni mirate sono più realizzabili. Stiamo indirizzando le assegnazioni solo ad elementi specifici che sono richiesti, sia che si tratti di una risorsa per il passaggio di consegne, o se si tratta di una consegna intermedia tra i membri del team, perché qualcuno ha bisogno di un certo tipo di informazioni. Quindi avere requisiti di informazioni mirati, piuttosto che chiedere informazioni su tutto, è un grande risparmio di tempo e un ottimo modo per migliorare lo scopo. Ted capisce che l'accordo deve essere stampato anche nel contratto. Essere in grado di, nella riunione in cui ti trovi, fare clic su stampa e dire: questa è la mia documentazione di consegna, questo è ciò che abbiamo concordato, questi sono tutti i requisiti di informazioni che abbiamo concordato. Ed è un rapporto creato rapidamente,
ben stampato e formattato. E poi finalmente la collaborazione. Ter capisce che la collaborazione aiuterà a raggiungere la conformità B. Per farlo, dobbiamo portare tutti con noi dal primo giorno. E includi quei team nell'ambiente collaborativo in modo che possano concordare su di esso, possono aiutare a crearlo e quindi possono tracciare, gestire, quindi verificare e quindi anche essere in grado di monitorare ciò che è stato verificato prima di pubblicarlo. È davvero importante sottolineare questo. Se sei stata una riunione che forse è durata un'ora, due o più, e hai svolto tutto questo lavoro, se non condividi queste informazioni, sembra che c'è sfrego, che perdita di tempo che hai avuto con quel cliente. Quindi coinvolgi e assicurati che le persone stanno effettivamente facendo il loro lavoro, hanno accesso a queste informazioni, sia che si tratti di un PDF o dell'accesso a una piattaforma collaborativa. È davvero importante assicurarsi che la persona che sta modellando, che si tratti di uno stagista, di un junior design o del lead design, hanno le mani su questi documenti, su tutte le informazioni di cui si è discusso. Ecco perché Ted è stato in grado di organizzare una riunione tosta. Ed ecco alcuni commenti realmente lasciati sulla nostra piattaforma. Cindy ci dice che si sente come se lavorasse a Disneyland quando mostra Planery, è così semplice e visivo. Qui un altro cliente che dice che Planery semplifica le nostre conversazioni, rende più facile l'accettazione, un'ottima base di conversazione e accordo. Quindi è fantastico vedere le persone utilizzare la piattaforma con successo, comunicare meglio e ottenere un accordo più velocemente. In conclusione, il gergo tecnico BIM non aiuta nessuno. Non essere troppo tecnico, sii semplice. Assicurati che le persone nella stanza capiscono di cosa stai parlando, in modo che rimangano attenti e coinvolti. Usa gli aiuti visivi per ravvivare la riunione. Abbiamo menzionato l'uso di VR e AR. Questi sono strumenti davvero fantastici. Anche immagini e video aiutano a catturare l'immaginazione e non è noioso come leggere un foglio di lavoro. Inoltre è molto importante renderlo lean, assicurarti di avere uno scope lean con requisiti e informazioni lean in grado di produrre risultati sorprendenti. Risultati che possono essere effettivamente raggiunti e che andranno a vantaggio del cliente e risultati finali. Una volta completato il processo di conformità, sono pronti per essere utilizzati da clienti e forniranno valore. E tutti abbiamo bisogno di iniziare a organizzare quelle riunioni di toste. Vogliamo incontrare i proprietari che contano per le giuste ragioni. Se hai bisogno di aiuto, siamo qui per aiutarti. Faccia sapere se possiamo supportarti. Se lo facciamo, può condividere di più su questo metodo, aiutarti davvero a ottenere un'esperienza di riunione come quella di Ted. Bene, abbiamo concluso. Un saluto e alla prossima webinar.